questo stato che la vostra presenza qua è particolarmente interessante per me. Sottolinea la valenza artistica dell'evento e ne dà luce e importanza. Ma grazie, ma non potevo mancare questa inaugurazione di una mostra veramente bellissima di Sigoni, bellissima e non per merito mio, ma per tutta una serie di pezzi assolutamente straordinari che qualificano questa mostra. È una mostra da grande museo e quindi io sono molto contento di essere qui per questa apertura e credo che per Sorrento avere una mostra di questo livello di Sigoni sia un fatto estremamente importante. Questo, ripeto, è un evento, è una mostra, questa che grandi musei vorrebbero avere, potrebbero tranquillamente ospitare, perché Sigoni è uno dei grandi artisti del secolo scorso, ma queste opere, le opere che sono qui presenti, lo qualificano in modo del tutto particolare. Qualcuno mi ha sottolineato il professor Spadoni come uno dei maggiori conoscitori dell'opera di Sigoni. È vero fino a che punto? Adesso io non spetta a me dire queste cose. Io mi sono occupato di Sigoni fin da, si può dire quasi da ragazzo, perché è stata una delle prime mostre che io ho curato. Veni chiamato a Roma appunto curare questa mostra di Sigoni, che per motivi contingenti non aveva potuto presentare Giulio Carlo Ariani, quindi il papa della critica d'arte romana. E si può dire che io ho iniziato la mia carriera di storico dell'arte proprio con una presentazione della mostra di Sigoni, al quale naturalmente io sono rimasto sempre legato, anche in anni quando l'immagine di Sigoni non era propriamente altissima, anzi la sua figura liderata era da certe visioni politiche esattamente. Che correvano di moda. Esattamente. Vi ringrazio e mi permetto di approfittare della vostra presenza qua a Sorrento per invitarvi a vedere una piccola chicca che è il Museo Correale che abbiamo qui a Sorrento, con delle cose che avrò piacere di mostrarvi. Eventualmente, se vi trattenete alla giornata di domattina, perché io poi preoccupamente devo partire. Io conosco già solo per sentito dire, per fama, questo museo che è veramente una chicca, che mi hanno detto che è veramente una chicca e che se corrisponde, come non dubito, a quello che mi hanno raccontato, meriterebbe di essere più conosciuta e quindi di essere, come dire, più pubblicizzato, perché credo di poter dire che è un museo quasi ignoto alla stragrande maggioranza anche degli addetti lavori. Come fondazione privata, ma più che altro glielo porgo come termini di paragone, chissà, nella storia dell'arte sono determinanti per avere degli accostamenti e dei raffronti. Certo. La ringrazio, di faccio. Grazie a lei. Saluti.